Vedo che state iniziando ad entrare, ragazzi, benvenuti. Aspettiamo ancora qualche secondo che inizia a collegarsi un po' di persone, che ci vuole sempre qualche minuto. Come sapete, vista anche la natura della pagina su cui è questa diretta, l'argomento di oggi è St. Croix. Parleremo per l'appunto di un paio di serie di canne, perché il catalogo è veramente vasto. Parlare di St. Croix a 360 gradi in un'unica diretta è veramente difficile. Quindi abbiamo deciso di selezionare un paio di serie di canne incentrate sul bass che ci interessava spiegare e approfondire. Adesso ancora un attimino e partiamo. Tra poco entrerà in collegamento anche Gianni. Adesso faccio io una piccola prefazione. Aspettiamo che entri un po' di persone. I primi minuti ci vuole sempre tempo che arrivi un po' di gente. Spero che stiate tutti bene, ragazzi. Questa è la primissima diretta che facciamo sulla St. Croix Italia Page. Speriamo che sia la prima di tante, perché gli argomenti sono veramente tanti. Come dicevamo, la profondità di gamma di questo marchio è incredibile. Abbiamo tantissime serie, abbiamo... Eccolo qua, Gianni, ciao. Ciao ragazzi. E quindi è praticamente impossibile parlare a tutto tondo di St. Croix in un'unica diretta. Quindi abbiamo selezionato in questo caso, come potete vedere dal titolo che passa in sovraimpressione, parliamo di Mojo Bass e Bass X. Abbiamo selezionato queste due serie, che sono due serie, eccole lì, prodotte nello stabilimento messicano. Adesso lascerei un attimo la parola a Gianni, che ci fa un po' un attimo una presentazione di St. Croix. È inutile che ci presentiamo noi, direi, perché ormai abbiamo fatto dirette, ci conoscono tutti, quindi direi di partire direttamente con che cos'è St. Croix. Allora ragazzi, ciao. Scusate, ma non sto, ho questo programma qua, rigira la telecamera, la rispecchia, quindi mi ha Tempo sconvolto decentrato. tutti i miei piani segreti. Allora, oggi vi parleremo di due, o meglio tre serie di canne St. Croix dedicate al bass fishing, canne prodotte nello stabilimento in Messico. St. Croix è rimasta una delle poche aziende a produrre tutte le canne all'interno del continente americano. Ha due stabilimenti di proprietà, uno in Wisconsin, dove praticamente produce tutte le canne con i 15 anni di garanzia, quindi dalle Avid a salire fino alle Legend Extreme, mentre ha uno stabilimento di proprietà, sempre suo, in Messico, dove produce invece le serie, quelle chiamiamole dalla fascia media economica, se si può dire economica, perché comunque St. Croix ha un prezzo comunque sopra la media, dove vengono prodotte le canne con garanzia 5 anni. E ovviamente stabilimento in Messico ha costi inferiori a quello americano, quindi quando ci chiedono ma come mai comunque sono canne di qualità, comunque sì, le canne sono di qualità, ovviamente un made in USA ha un costo, un made in Messico ne ha un altro. Scelgono appunto di fare le serie più economiche in Messico per abbattere ulteriormente i costi, ma comunque mantenere uno standard qualitativo alto, perché comunque i carboni che vengono utilizzati, i materiali che vengono utilizzati sono gli stessi. Quindi, che dire, oggi parleremo appunto di tre serie dedicate proprio al bass, difatti hanno la parola bass all'interno del loro nome, che vanno benissimo sia per chi si affaccia inizialmente, ma sono canne utilizzatissime anche da chi Pesca da partecipa a tanto. competizioni. Esatto. Diciamo Quindi che può se essere una tranquillamente, per chi ha la disponibilità magari limitata, anche una canna definitiva quasi, cioè si possono fare gare, ne fanno, le uso in gare, poi ovviamente ognuno sceglierà magari il target che preferisce, a cui può arrivare, insomma, però sono canne piacevoli che si possono usare ad alte prestazioni anche in gare, in tournament, quindi non temono. anche perché adesso stiamo parlando, inizieremo a parlare delle Mojo Bass, che è una delle serie storiche di St. Croix, che però da 4 anni a sta parte viene prodotta con il grezzo storico di St. Croix, cioè la Graphite 3. Esatto.
Praticamente St. Croix produce 5 tipi di grafite, o meglio 4 tipi di grafite e un glass, che vanno da grafite 2, grafite 3, 4, 5 fino alla 5, 6 o il glass. Quindi fa diverse tipologie di, usa diverse tipologie di carboni. Con più saliamo di grafite, con più abbiamo sensibilità, con più abbiamo leggerezza, ma possiamo anche avere più delicatezza perché c'è una percentuale di carbonio maggiore, quindi gli attrezzi diventano anche un po' più, diciamo, delicati, ecco, se così si vuole. Comunque St. Croix è rinomata e conosciuta come un brand che fa prodotti Top durativi nel level. tempo. Esatto, quindi Io non ci penso sono. che a livello di lavoro sul grezzo, sulle tecnologie applicate al grezzo, non ci sia un'altra azienda che studia così tanto, che poi le varie serie, le varie fasce di prezzo vengono anche calmierate in base alla componentistica e dove venga prodotto, però la qualità del grezzo per loro è un dato, un marchio di fabbrica. Sì, le vernici, i prodotti, le resine che vengono utilizzate all'interno durante il processo produttivo, molte sono anche brevettate da St. Croix, che ha proprio dei sistemi di appunto di resinatura e di fabbricazione brevettati proprio. Quindi stiamo parlando comunque di canne sempre all'avanguardia per quanto riguarda il livello dei grezzi e lo studio dei grezzi e delle azioni. Quindi io Infatti io, inizierei. se ti posso dire una roba, quando faccio le presentazioni magari nei club, spiego che tutti quei cartellini che ci sono appesi alla canna non è che sono lì perché gli piace appendere un chilo di carta, perché dietro ogni cartellino c'è una tecnologia che ha studiato St. Croix, esatto, e c'è tutta la spiegazione di quello che fanno, come lo fanno, perché lo fanno, serie per serie, che tipo di anelli vengono accostati al grezzo, cioè c'è tutto uno studio che poi porta a un prodotto finale di una qualità superiore. Esatto, le sigle di cui parlavi sono le IPC Esatto. per le Mojo. Poi c'è l'ART, l'FRS, il TET, che adesso non stiamo qua a dilungarci a spiegarle nel dettaglio, ma se qualcuno avesse curiosità di saperlo, siamo sempre a disposizione. Esatto, quello che posso dire su Mojo, sulla serie Mojo, è sicuramente che è la serie numericamente più venduta negli Stati Uniti. È una serie che in Italia noi vendiamo abbastanza bene, però ecco, ci sottolineavo il fatto proprio per dirvi che negli Stati Uniti è la canna più venduta, o un po' per la fascia di prezzo, diciamo, medio-basso, un po' perché comunque è molto apprezzata perché offre una bella varietà di canne e il discorso che tornavamo a fare prima della robustezza delle Mojo. Voglio aprire un'altra parentesi riguardo le Mojo, perché fino appunto 4 anni fa erano prodotte con la grafite 2. Grafite 2 che ora vengono prodotte le Basics che andiamo a vedere dopo. Quindi anche le vecchie Mojo praticamente sono rimaste in produzione assumendo il nome di Basics. Quindi è stato voluto dare addirittura ancora Un più valore upgrade. alle Mojo, esatto, producendole in grafite 3, che è una delle grafiti di qualità più storiche di St. Croix, che praticamente sarebbe lo stesso grezzo di Abil. Ovviamente il Esatto, grezzo infatti. Abil viene prodotto in Wisconsin, come dicevo prima, il grezzo Mojo, sempre grafite 3, quindi stesso materiale, viene prodotto in Messico. Io ho visto che veramente adesso stavo contando così a spanne, ci sono tantissimi modelli, soprattutto per essere una canna incentrata quasi esclusivamente sul bass, poi magari qualcuno ne fa anche altri utilizzi, però le canne nascono come dice appunto il nome Mojo Bass, quindi ha una profondità di gamma molto importante. Sì, io andrei inizialmente a dire quelle che sono a catalogo, o meglio, la selezione di quelle che abbiamo fatto oggi, perché comunque sono davvero Sono tante. tante, spiegarle tutte diventa tra spinning e casting. Sono 16 canne da casting, più altre 10 canne da spinning, solo le Mojo Bass, quindi direi che ci concentriamo su Qualche quattro modello modelli. preciso, dai. Esatto, ci concentriamo su quattro modelli. Qui in mano adesso io, Luca, ho la Gegenworm, la Ok. MJC68MHF.
Le canne hanno un viola melanzana molto particolare che da lontano sembrano quasi nere, da vicino, soprattutto alla luce, vedono questo colore violaceo che a me ha sempre intrigato molto, sinceramente. Molto carino, anche il design è molto bello, il logo si vede che è studiato, è molto aggressivo, ci piace. È sicuramente Esatto. tra tutti quelli un po' più aggressivo come tipologia di logo. Il logo è stato mantenuto nel tempo? No, secondo me È abbastanza classico ormai, è tanti anni che... Adesso non so se ha avuto ultimamente un restyling estetico, ma mi sembra di no. Sì, Però... questa è una serie che viene prodotta da almeno 15 anni, secondo Sì, me. Cioè, stiamo parlando. diciamo che l'evoluzione che ha avuto è quando è passata dall'SC2 all'SC3. Esatto. Questo è stato fondamentalmente. Ma io so che tu hai lì anche qualche modello un po' particolare, perché noi parliamo sempre, quasi sempre dei modelli standard, che sono le classiche, però so che hai portato. Che avevamo parlato anche settimana scorsa per altro. Io ho preso dal magazzino anche qualche modello particolare. Allora, Esatto, andiamo a vedere un po' quelli, visto che magari interessano. questa che è la Spinnerbite. È molto, è una canna molto bella, molto particolare, che è la Ok. MGC70MHMF. Ok. Quindi per quelli che cercano una canna dedicata allo spinner bite, è sicuramente, io ce l'ho in tournament questa canna qua, a prenderla in mano si sente che l'azione ovviamente è la medesima, perché ricordiamoci che quando Centroid dichiara un'azione in una serie, quando andiamo a far fare la piega alla canna, sarà quasi uguale. Le uniche differenze che possono essere da una serie e un'altra, che si vedono delle piccole differenze, perché magari in una serie ci sono 15 anelli, nell'altra ce ne sono 12, e Sì, quindi sì, sì. O l'arco è leggermente diverso, però. magari semplicemente anche il carbonio, cioè il modulo risponde in maniera leggermente diversa, però l'azione è la stessa. Questa Esatto. come la descriveresti come canna da spinnerbait? Da Allora, lungo, da preciso per lanciare un po' preciso vicino agli ostacoli o più da lago per lancio lungo, così a naso? questa è una canna da lancio lungo, ok? Perché comunque copre un range da 3 ottavi fino a 3 quarti, quindi l'ideale lancia tutto, lancia spinner da 3 ottavi appunto fino a 3 quarti, però il meglio di sé lo dà mezz'oncia, 3 quarti su lanci lunghi a pedalare. Ovviamente lanci lunghi a pedalare che poi possono andare anche e soprattutto a colpire degli ostacoli, perché la pesca spinner bite che nasce, diciamo che fanno gli americani, perché stiamo parlando di canne americane, molte volte lo spinner bite passa dentro ad alberi, passa dentro ad ostacoli ed è lì Anzi, è meglio che... quando ci passa. Esatto, cioè proprio Esatto. cercano il contatto con l'ostacolo, un po' come pescare con il crankbait. E quindi comunque hanno bisogno di una canna che sia leggermente morbida in punta, però che sia una medium heavy, quindi moderate fast, è appunto l'azione leggermente morbida in punta, però che abbia una buona schiena, perché ci pescano tranquillamente con del filo da 16 libbre, 15-16 libbre. Questa canna tiene fino al 20 libbre addirittura, perché Sì. Beh, vanno a prendere dei pesci da 4 kg dentro un albero spinnerbite, cioè ci vuole devono avere sostanza lì non fanno lo spinnerino da 3 ottavi in open water come facciamo noi, spesso rami e erba. esatto. Voglio spezzare una lancia in favore delle graffiti 2 e 3, cioè queste un po' più tra virgolette chiamiamole economiche o di minor pregio. Come si dice, nella resistenza, nella forza, perché avendo un modulo inferiore di carbonio hanno leggermente più elasticità, quindi come dicevo prima le altre sono più delicate, queste sono un po' più alla fine più resistenti, Beh, quindi a volte il discorso che noi pensiamo a un modulo alto uguale alta qualità, che è vero, però bisogna anche capire come viene poi applicato alla pesca. Ci sono per esempio alcune pesche, tolte il bass fishing, che comunque dei moduli più bassi hanno dei pregi, perché la loro elasticità, la loro resistenza li rende molto più resistenti alla trazione, per cui quando sei sollecitato da trazioni estreme.
Difatti sono serie, queste qua, Mojo Basics, che io consiglio a chi magari va a pescare in ciambella, a chi va a pescare magari in mezzo ai rovi da riva, a chi pesca magari in un barchino piccolo d'alluminio dove le sbatte, le picchia. Essendo Esatto. canne più robuste, tra virgolette, resistono molto più a lungo e possono dare meno problemi, insomma, ecco. Io ho il mio socio che fa le gare con le Mojo e ci pesca da anni. Esatto, cioè sono canne indistruttibili. Perché sono le più vendute in America? Perché gli americani prendono le canne, le buttano in cassone della macchina, non gliene frega niente, quindi comprano attrezzi su quella fascia di prezzo, ma l'Insecroi vuole dargli un prodotto che comunque gli duri del tempo, faccia un qualcosa di, diciamo, che facciano il loro Resistente nel lavoro. tempo. Esatto. C'è una domanda che però non c'entra niente né con Basics né con Mojo. Posso sottoportala? Si parla di Avidix. Cosa Posso chiede? mandartela? Sì? Vai. Una domanda per la XS70MF: quali tecniche è stata studiata? Allora, la XS70MF è una plastics, ok? Quindi viene prodotta praticamente in tutte le serie, in qualche serie viene fatta 71, cioè un pollice in più. Nel caso dell'Avid X, che sono andati a fare un upgrade ai grezzi Avid, è una 7 piedi. È una canna un po' tuttofare, dipende dove andiamo a utilizzare. Per il bass fishing si può utilizzare per pescare con degli stick bait grossi, quindi il classico Senko, chiamiamolo così, classico Vermone, classico Texas lungo, diciamo da una canna da lancio, ma si può utilizzare benissimo anche con dei jerkbait ancorettati, qualora volessimo farli a spinning per lanciarli sulla luna. Dei jerk fino a 10 centimetri li può gestire benissimo. È una canna che viene utilizzata tantissimo sia nel bass fishing ma anche per la spigola. Viene utilizzata un po' un all-rounder, insomma, ecco, come canna. Se uno deve decidere di prendere una canna singola da spinning generica, chiamiamola così, per esche che vanno dai 7 grammi fino ai 15-20 grammi, è la sua canna, È la sua. Assolutamente. giusto Luca? Sì. La vendiamo anche al mare per farci un po' di gomma un po' aggressiva, ma anche per l'ho Esatto. venduta anche per andare ad Aspi, per dire, o fare trote. Insomma, una canna un po' all-round, generica. Ascolta, Esatto. mi fanno un'altra domanda, ma non in live qua. Mi hanno chiesto Mojo e Basics, che canna Sì. consiglieresti per pescare con i jerk di entrambe le serie? Jerkbait. Allora, sicuramente la Mojo ha il vantaggio di metterci il nomignolo come sulle tournament, che è la 68MF. Ok. Nel caso per la Mojo, ovviamente, se andiamo su jerkbait grossi, quindi da gerconi da 13 centimetri, si può utilizzare benissimo anche quella che avevo in mano prima, la Jig & Worm, cioè passare anche all'oncia, o si può utilizzare volendo anche la spinner bite che avevo in mano prima. Ovviamente la canna da jerk è la jerkbait, la 68 MF, è proprio quella specifica. Esatto. In Basics non la troviamo 6,8, la troviamo 6,6. Posso consigliare sulla Basics di passare volentieri di più alla MHF se andiamo su jerk abbastanza di dimensioni più grandi, perché Più essendo una classifica. generoso. Esatto, una canna un po' più morbida, quindi la 66 MF co copre bene anche lei i jerk fino ai 10 centimetri senza problemi, ma se cominciamo a usare dei 120, dei 130, ecco lì io preferirei andare direttamente proprio su quella da un'oncia. Esatto. Va un po' in sofferenza su roba troppo grossa, l'MF. Non la uso basta. Ok. Sì, ci risponde il ragazzo della XS che la usa appunto a spinning a bass per usare i jerkbait, la plastics. Sì, beh, assolutamente. Se sono jerkbait, ripeto, dai 9 centimetri in su, va assolutamente bene. Sì. Usata con un filo che magari compensa la sua rapidità, quindi un fluorocoated cioè, fa il suo lavoro alla grande, insomma. Ok. Allora, eravamo arrivati alla. Abbiamo visto la spinnerbait. Che altra canna ci vuoi sottoporre?
Io qui in mano ho preso la Slop & Frog Swing Jig, diciamo che è la 74HF, un'altra canna classica, però l'ho voluta prendere sulle Mojo perché sicuramente, essendo una serie appunto che consigliamo a chi pesca in ciambella, a chi pesca in barchino, è una canna che non può mancare per quegli ambienti in cui Dove c'è un po' di sono. sporco, ninfea o ostacoli, una Slop and Frog ci vuole. Esatto, quindi una canna immancabile. Volendo, questa canna io posso consigliarla anche, tra virgolette, settandola con dei fili diversi, se uno ama usare, diciamo, anche qualche big bait o comunque Assolutamente. delle swim Sì. bait sia soft che hard la può utilizzare. Ovviamente va deciso il tipo di filo in base all'utilizzo che vogliamo andare a fare per essere Certo. ancora più specifici. Ricordiamo che se peschi in ciambella, comunque non è che riesci a portarti indietro 20 canne, magari ne porti 4-5. Ovviamente una delle caratteristiche che devono avere le canne quando le scegli è anche un po' la polivalenza, per cui avere delle canne che ti permettono di fare più pesche. La Slop and Frog, come vedete, anche il calcio non eccessivamente lungo e ovviamente è una canna che ti può permettere di pescare rana, qualche grossa swim bait in gomma, qualche swim bait, un po' di pitching, ma anche delle swim bait rigide, non eccessivamente grosse. Per cui diventa una canna un po' round per una pesca medio pesante, ipotizzando un piccolo set di canne da portarsi sul belly boat. Passiamo alla prossima. Ho preso sempre per stare un po' sull'ignoranza e sulla Che ci cattiveria, piace. perché è giusto, sono pesche che io faccio un po' meno per gli ambienti che frequento, però quando frequentavo ambienti diversi erano le canne che usavo di più. Adoravi. Esatto, questa è una MJC, quindi Mojo Casting 76, quindi 7 piedi e 6, medium heavy, moderate fast. Quindi questa è una canna da flipping, che è nominata Pitching Light Flipping da Mojo. Mi sa che ho Questa canna sbagliato a scrivere la sigla. È MGC 70. 76 MHMF, medium Ho heavy, sbagliato moderate. qua. Adesso la correggo subito. Non c'entra niente con i crankbait, questa canna qua, mi raccomando, perché gli americani, quando fanno le canne da flipping, ricordiamo sempre che il flipping vuol dire Appoggiare l'esca appoggiare verticalmente. l'esca, come quando appoggiate il biscottino, come quando. Perché preferiscono fare una canna che dietro sia moderate fast? Luca, me lo spieghi te? Ah, ok. No, perché solitamente è una pesca che si fa molto sul corto, con fili importanti, e una canna troppo reattiva slama i pesci, in verità è controproducente quando peschi così sul corto. E poi ti fa quell'effetto molla che durante la ferrata ti porta indietro il pesce e ti aiuta a sradicarlo dalla sua cover. Esatto, carichi praticamente la ferrata, motivo numero uno. Motivo numero due, avendo caricato la ferrata all'inizio sembra che il pesce non venga, poi dopo la canna reagisce, il Ti fa pesce salta l'effetto fuori. catapulta. Quando salta fuori dall'ostacolo, il vantaggio di avere una moderate fast è che se il pesce ricombatte sotto la barca, abbiamo una canna un po' più parabolica che ammortizza il movimento del pesce. Ovviamente in America, se guardate i video quando pescano in Florida delle gare, tutto, vedete che hanno canne molto lunghe e quando ferrano appunto la canna si piega. Ma perché? Perché ovviamente hanno pesci anche più grossi, potete pensare a un Florida da 4 kg che ti mangia dentro alle ninfee, e quindi Scende la proprio lacrimuccia. loro partono già con questo presupposto di avere anche quel tipo di pesci e un pesce del genere. Ferrato e combattuto con una canna extra heavy, come magari molti pensano che sia meglio per pescare, sicuramente ci dà molti problemi perché un pesce da 2 kg in su, quando mangia, quando lo ferriamo, con la resistenza e col peso che ha, proprio una cosa fisica, si allarga il buco e al primo salto, al primo movimento, se l'amo non è entrato nell'osso, ci va a slamare. Va. Quindi Ok,
Poi ricordiamo che questa pesca è fatta spesso con dei trecciati anche importanti, quindi è molto secco il filo. Anche la canna deve lavorare perché sennò canna secca, filo secco e non ammortizza e rischi di slamare il pesce. Andiamo a fare dei danni. Quindi tutte queste azioni un po' più moderate sulle canne potenti da corto, chiamiamolo così, vengono studiate proprio per questo. In Italia forse le capiamo poco perché comunque abbiamo una taglia di pesce mediamente un po' più piccolina e un vero flipping lo facciamo poco, insomma, ecco, facciamo più un pitching. Facciamo una pesca un po' più Sì, da quasi più lontano. punching dalle mie parti ormai che proprio Ecco, flipping. esatto. Mentre il punching, che è lì, va meglio avere una canna secca, Sì, che sì, sì. Esatto. dopo ce l'abbiamo in Bassix da far vedere. Ne parlerei dopo, ecco, Sì, 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 sì. Diciamo che il flipping è forse a livello di pesca la più estrema, nel senso che la canna deve lavorare perché tu non hai spazio d'azione. Tra te e il pesce ci sono 2 metri di filo o di treccia e non hai modo spesso neanche di poter far giocare il pesce, quindi la canna ti deve aiutare. A volte ci si trova un po' male pescare con delle canne molto morbide, ma in verità poi in pesca ci si accorge che fanno veramente la differenza proprio per quell'effetto lì. Non nel primo momento, come diceva Gianni, della ferrata, ma subito dopo, quando la canna poi tende naturalmente a voler tornare in posizione, ti fa quell'effetto. Io lo chiamo catapulta, che ti strappa fuori il pesce dall'acqua. A noi fondamentalmente ci importa quello, portare fuori il pesce dalla cover, dall'erbaio, dove è infilato, fuori dalla cover. Quindi poi una volta che sei sotto barca puoi anche farlo giocare, però in quel momento devi riuscire a cavarlo subito. Io direi Eccoci di qui. passare a delle canne che, siccome ho fatto nelle dirette precedenti, ho sempre fatto vedere le Legend grasse, Esatto. marroncine per intenderci. Ho avuto un sacco di ragazzi che mi hanno chiesto la differenza tra le Legend Glass e le Mojo Glass. E quindi ci tenevo tanto a fare questa diretta qua anche per spiegare la sottile differenza che passa tra una Mojo Glass e una Legend Glass. Allora, i grezzi, quindi il fusto, diciamo, è lo stesso grezzo. Ovviamente, Legend Glass prodotta in Wisconsin usa degli anelli Fuji e ha 15 anni di garanzia, e siamo su una canna che va sui 300 euro, mentre la Mojo Glass usa dei Keegan, quindi un anello un po' più economico, ha 5 anni di garanzia e viene prodotta in Messico. Però costa 100 euro in meno. Ok, quindi siccome appunto sti giorni ho avuto molti ragazzi che mi dicevano: ma una canna da crank per fare tutti i crank? No, cioè gliel'ho sconsigliato, gli ho detto piuttosto Fatica. fermati, cioè decidi qual è il crank che usi di più e da lì se peschi in acque basse allora fatela la canna in glass da crank sciallo. Se invece fai acque basse, acque alte con deep crank, prenditi la canna da deep e magari in acqua bassa usa una 5 ottavi, usa un'altra canna per gli scorbill, per i crankini. Oppure compra 2 canne da crank. Oppure prenditi due canne da crank e gli consigliavo appunto le Mojo Glass perché non hanno praticamente nulla che invidiare alle Legend Glass. Sono anche più carine perché hanno un bel verde. L'impugnatura è praticamente fatta uguale, ha la stessa forma. Ovviamente una ha un sughero portoghese, una ha un sughero che costa meno. E dove andiamo a risparmiare? Andiamo a risparmiare non tanto sul portamulinello, che è sempre un Fuji, andiamo a risparmiare sugli anelli, che sono dei Keegan. E Esatto. però per la pesca crank, che peschiamo con il nylon, È più che sufficiente, fanno il anzi. loro porco lavoro senza problemi, e dopodiché tutte le caratteristiche dei grezzi, ripeto, sono le medesime. Anche la nellatura, cioè il numero di anelli è comunque lo stesso. E stessa cosa vale per ponti doppi, ponti singoli sugli anelli, sia una serie che l'altra serie. Quindi
veramente abbiamo la stessa azione. Vedo che comunque creano un sacco di interesse le canne da crank, cioè tantissime domande mi vengono poste, ci vengono poste proprio sulla canna da crank, che sia tournament o mojo. Si vede che è proprio una canna che anche probabilmente si trova più difficilmente, si reperibile, si reperisce molto meno sul mercato, e quindi queste serie molto specifiche creano molta curiosità. Diciamo, A Sensori volte, vai, vai. ha rilanciato le canne in glass perché negli ultimi, diciamo, 10 anni, le ha rilanciate 2 anni fa. Negli ultimi 10 anni la tendenza era stata quella di fare canne in carbonio, insomma, Carbonio. ecco, per i maxi moduli, ma la tendenza di tutte le case giapponesi, anche le case americane, anche Sensori stessa aveva abbandonato l'idea del glass per buttarsi su carboni, misti carboni, insomma, su delle canne per favorire la leggerezza e comunque per un'evoluzione. Ma a un certo punto i professionisti hanno voluto, soprattutto quelli che pescavano precedentemente con le canne in glass, hanno rivoluto le canne in glass perché si sono Certo. resi conto che Le il glass qualità che dà il glass non può darle il carbonio, non c'è niente da fare. ha troppi pro che per quanto tu studi un carbonio non sarà mai come un glass che Assolutamente. sembra Il plastica. problema, secondo me, di base sulla canna da crank è che mentre c'era molta cultura sulla canna, per esempio, adesso ne dico una a caso, canne da pitching, ognuno magari trovava la peculiarità che gli serviva. La canna da crank è sempre stata la canna da crank. Invece stiamo imparando che anche le canne da crank ci sono per determinati tipi di crank, cioè quella da squarby, quella da dip. Diciamo, la cultura Assolutamente. sta arrivando in questi ultimi anni proprio sulla canna da crank specifica. Adesso vedo che quasi tutti iniziano ad averne almeno un paio, una da squarby o medium e una da dip. Prima la canna da crank era la canna da avere lì per usare i crank. Adesso sta creandosi un po' anche la cultura proprio su questo tipo di pesca. Sì, è una pesca, cosa vuoi? Magari uno che inizia, che pesca da riva, il crankbait fa un po' fatica a utilizzarlo perché magari ha paura di perderlo. Ma perché magari soprattutto i deep crank da riva si fanno fatica a utilizzare perché arrivi sotto la riva con un crank che spinge sul fondo e È facile che lo pianti dentro. diventa un po' un casino. Però è un'esca che se utilizzata con costanza, se imparato a utilizzare, se imparato a scegliere il crank, cioè non dico che fa la differenza, Micidiale. ma ci permette di coprire tanta acqua che con la gomma, con altre tecniche non faremo. Quindi quando guardiamo i pro, saluto mia moglie, quando guardiamo i pro americani, vedete quanto pescano con i Ok. crankbait, Sì. cioè Io è fuori credo discussione. che un'altra cosa che ha incentivato comunque lo studio di quest'esca è l'esplosione, soprattutto io parlo magari adesso più su barchini o belly boat, l'esplosione dell'elettronica comunque ci ha permesso di studiare meglio l'ambiente e quindi andare a pescare anche pesci più profondi e per cui pescare anche a deep crank con una cognizione di causa, mentre prima era tutto lasciato un po' al sentimento. Invece Sì, adesso anche i belly boat hanno il loro eco, vedono le loro gradini, le loro erbaie e gli viene più comodo riuscire a pescare anche a deep crank. esatto, perché ricordiamoci sempre che il crankbait anche in giornate di apatia totale, di poche mangiate, va a scatenare il bass, va a scatenare l'istinto di difesa del bass, quindi gli vai a rompere le scatole in casa. E diventa motivo di cattura. Di cattura. Soprattutto io ricordo sempre la pesca a crank, il crank è fatto per picchiare addosso all'ostacolo. Quindi avere molte tipologie di crank, non molti crank, ma molte tipologie di crank se uno si decide a pescare a crank è sicuramente necessario. Dopo, se uno pesca in ambienti dove la profondità massima è 2 metri e mezzo, ovviamente quando hai crank da 0 a 2 metri e mezzo è a posto. Uno che fa più Esatto. ambienti e decide, o meglio, decide, cioè dovrebbe, un pescatore di bass dovrebbe pescare a crank, non solo a crank, ma dovrebbe pescare a crank, devi avere un po' tutti i range. Perché? Perché il crank, perché sia, cioè il potere catturante del crank è quando picchia Picchia. addosso Sì, all'ostacolo. sì, sì. Quindi
picchia addosso all'ostacolo. Adesso io vorrei, siccome altre domande che mi sono arrivate questi giorni e voglio ribadirle qui in diretta. Vai, vai, che poi ne ho anche un po' da farti che hanno fatto adesso. I vantaggi del glass, come dicevo prima, però americani hanno rivoluto il glass. Perché? Perché innanzitutto quando andiamo a caricare il lancio, il glass è più morbido e carica molto di più. Noi pensiamo a un pescatore americano che pesca 8 ore al giorno, una gara che fa giorni di prova, giorni di gara e di lanci ne fa a milioni, ok? Avere una canna che, soprattutto quando si comincia a lanciare dei crank da 20 grammi, lui solo facendo il movimento così, la canna è talmente parabolica che lo spara da sola, è già un vantaggio. Poi, essendo una canna sorda, perché il glass è sordo, va ad attutire tutte le vibrazioni che ci dà il crank. Ovviamente noi lo sentiremo nuotare, ma lo sentiremo molto, tra virgolette, Blandamente. un rimbombo delicato. E, cosa importante, quando il crank invece, durante il suo nuoto, andrà a colpire l'ostacolo, saremo in grado paradossalmente di sentire molto meglio l'ostacolo rispetto a una canna molto sensibile. Perché? Perché abbiamo il suono costante rallentato dalla, diciamo, poca ridondanza che crea la grafite. Quindi quando andiamo a colpire un ostacolo, quindi quando succede qualcosa di diverso da quella vibrazione che fa il crank, andiamo a sentirla, riusciamo a interpretarla meglio. Quindi è lì un altro fattore importante del glass. Importante. Esatto. Altra cosa, quando colpisce l'ostacolo, appunto, oltre a darci questa sensazione migliore, abbiamo una canna più morbida. Quindi, come interrompiamo il recupero, anche il crank sale meglio perché, essendo meno reattivo, c'è tutto un gioco di compensazione proprio di fisica, Sì, sì, insomma. sì, Ecco. sì. Altra cosa, essendo che il crankbait ha le ancorette, molte volte peschiamo in distanza, quindi agganciamo un pesce crankbait anche a 30 metri dalla barca. Ora che arriva sotto barca, le ancorette possono avergli tagliato, soprattutto le ancorette facendo leva su loro stesse quando il basso si gira, possono avergli lacerato quello che è, diciamo, la ferrata, la bocca. Avere una canna morbida, quando il crank vede la barca che solitamente riparte, vede la ciambella solitamente riparte, ci dà la mano per appunto la morbidezza della canna per far sì che non si slami. Quindi tutte Tanti, queste tanti domande fattori. hanno detto i pescatori americani, hanno detto le case americane, ragazzi, è ora di ritornare a fare le glass perché Fate sennò queste glacce che ci servono. è un casino. Okay, poi anche in fase di allamata, comunque la morbidezza della canna aiuta tanto perché ci dà la possibilità al bass di mangiare e girarsi senza sentire immediatamente la resistenza della canna e noi, quando il pesce è girato, praticamente si autoallama. Poi noi faremo comunque una ferrata abbastanza morbida e lunga, ma il pesce comunque rimane praticamente inchiodato da solo, proprio grazie a questa elasticità della canna. Esatto, Mi chiedono una cosa sulle... Vai, vai, dimmi. se sentisse una canna più reattiva, molte volte mollerebbe e quindi magari si aggancerebbe un attimo Esatto. male e lo slamiamo in seduta stante praticamente. Mi chiedono se la canna da crank non può essere utilizzata a Texas. Io ti rispondo di no, ma lascio la risposta a Gianni. Assolutamente no, io mi ricorderò sempre. Ho portato un mio amico a fare una gara con me a Massaciuccoli, mi ricordo, e praticamente ha montato le Avid X, che aveva praticamente 3 Avid X lui, di cui da un'oncia aveva quella da crank e quella, tra ottavi un'oncia, quella da jig. Praticamente aveva montato a Texas la crankbait. Ha sbagliato, ha montato Ho quella. sbagliato, no, perché c'è scritto 70, in Sì, una è sì, sì. 70 F, una è 70 MHMF, MHM, adesso sì, MHM, scusami, Sì. e quindi lui proprio non se n'era accorto. Era uno che non pescava da una vita, quindi non era proprio capacissimo. In più, la Poi sera magari un prima po' avevamo l'agitazione della gara. fatto anche Baldoria e di conseguenza capiva poco. E io mi ricorderò sempre che praticamente al quinto pesce che non riuscivo a ferrare, no? Che slamava, gli ho detto: ma sei sicuro? Sì, mi fa, è una canna da un'oncia. In quel momento gli ha mangiato un pesce e
è riuscito a afferrarlo, quindi era il sesto pesce, la canna era tutta piegata. Io l'ho guardato e ho detto: sì, è un'oncia, ma un'oncia da crank. Gli ho detto: no, no, no. Poi è andato a controllare e si è reso conto che aveva montato la canna da crank a. Esatto, questo per rispondere alla nostra domanda. Marco, la canna da crank può anche essere un'oncia, ma la potenza e l'azione sono fondamentali. La canna da crank è una canna rotonda, morbida, che mal si sposa col Texas, che invece vuole una canna rapida, veloce per poter ferrare il pesce. Invece una canna da crank è proprio l'opposto di quello che dovrebbe essere una canna da Texas. Quindi ti sconsigliamo assolutamente di utilizzarla. Compra Esatto. una canna da Texas. Perché è Esatto, io vero qua. che è morbida, però non ha quella potenza per fare l'effetto leva che dicevamo prima della canna da flipping. Sì, no, c'è proprio un discorso. Proprio. Prima non è sensibile, anche quando devi fare la radiografia al fondo, cioè, Non senti niente. senti niente. Secondo, Non c'ha la schiena per ferrare. non tira, esatto, non ha la schiena per ferrare. Capisci? Ok, ascolta, mi chiedono anche, allora, sempre Marco mi diceva, sinceramente per il belly faccio un po' fatica con la 7.4, secondo me dipende da che ambiente frequenti, se peschi molto corto, molto a contatto con la vegetazione, sicuramente il consiglio che ti do è stare su misure più corte, stare su una 7 piedi, su una 6.6, cioè un qualcosa che ti aiuti. La 7.4 la devi usare se stai un po' distante dall'ostacolo. Ovvio che sul belly, se sei molto vicino all'acqua, una canna lunga, soprattutto in fase di salpaggio del pesce, è un pochino più scomoda. Però, cioè, Vai, vai. vien da sé che adesso quando andiamo a vedere i modelli di canne, vien da sé che anche Saint-Croix ha studiato le lunghezze per le canne da crank in base proprio anche ai tipi di modelli da crank che andiamo a utilizzare. Infatti io inizierei dalla 610 Ok. mm, quindi MGC 610 mm, che è la più, chiamiamola, morbida e la più corta della serie Glass, che è denominata Target Cranker. Perché Target? Perché andiamo a bersaglio, quindi è una canna la più corta perché ci permette appunto, questa qua sarebbe la canna che dicevi prima, da utilizzare in ciambella, quindi ci permette di fare anche lanci sotto vetta, vedete, ha un manico Molto corto. molto corto, quindi è una canna molto utile per lanciare anche sotto gli alberi, vicino agli ostacoli, è la canna, chiamiamola così, da scourbee, Esatto. che si può utilizzare benissimo anche, io ce l'ho la 610 mm, che si può utilizzare benissimo anche con dei lipless, si può utilizzare benissimo anche con dei crankbait fino ai 2,5 metri, massimo i 3 metri. Però diciamo che essendo una canna da andare a ostacolo, solitamente quando si pesca in quei frangenti si utilizzano crank scourbe, Non da 5 metri. esatto, primo per la paletta che viene via dagli ostacoli e quindi viene di per sé che la scelta di quel tipo di ambiente canna costa da solo, quindi Assolutamente. Ascolta, mi lì. fanno una domanda. Che anche questa qua è un po' aperta, perché in verità bisognerebbe aprire tutto il paragrafo. Il consiglio sul filo da crank, Roberto, dipende anche in base a che tipo di pesca crank stai facendo, ovviamente. Poi adesso lascio la parola a Gianni. Lì, allora, il crank, tra virgolette, tutti consigliano la storia, la scuola del bass fishing consiglia l'utilizzo del nylon. Però io consiglio anche il fluorocarbon, soprattutto su una canna, come stavamo parlando prima, una canna in cui si va a ostacolo. Io lì, almeno personalmente, ma anche se uno mi chiede un consiglio, gli consiglio di utilizzare il fluorocarbon, perché sicuramente ha una resistenza all'abrasione maggiore e se ti capita di prendere un pesce dentro un albero, o meglio vicino a un ostacolo, quindi lo devi comunque forzare, un fluorocarbon o un fluorocoated sicuramente ti danno un vantaggio, un aiuto in quel Quante senso. libbre consiglieresti? Io consiglio di usare un 12 libbre, Ok. 10-12 libbre. Comunque mai esagerare con il fluorocarbon. Dopo, ovvio, se uno pesca sa già che ci sono dei pesci della malora, degli ostacoli impervi, e poi lì, ok, allora mettici anche Certo, si può qualcosa. anche salire, ovviamente.
No, adattandola all'esigenza. Parliamo di regole generali, noi, dai. guardando il range della canna è 8-14 litri. Perché se voi vedete quando si pesca crank, il pesce una volta che si è afferrato, il recupero deve avvenire lento, canna bassa e recupero lento. Quindi non c'è bisogno di forzarlo, di tirarlo, anche perché più andiamo a forzare, più andiamo a tirare, più c'è il rischio di slamare. Se vedete le gare americane, gli Elite Series, quando pe prendono un pesce a crank, ci mettono anche 5 minuti a fargli fare 30 metri, proprio perché è molto rischioso andarlo a forzare. Quindi anche lì il filo troppo grosso, tra virgolette, non ci serve, perché Non ci comunque andiamo serve, a non dobbiamo recuperare. pompare il pesce, per cui non abbiamo bisogno di fili eccessivamente grossi. Esatto, quindi io personalmente la utilizzo con un fluorocarbon da 10 libbre. Dopo, ovvio, in autunno, ottobre, sono andato a fare la gara in Coghinas, lì c'è un sasso, una pietra che gratta qualsiasi Trita cosa, tutto. e ci ho montato un 12 libbre. E sulla canna da deep crank anche lì ci ho montato un 12 libbre in fluorocarbon. Ma perché? Perché andavo a pescare in mezzo al granito e lì anche ogni 10 lanci dovevi togliere mezzo metro di filo, soprattutto il deep crank, un metro di filo, perché te lo dilaniava. Però sono casi estremi, insomma, casi particolari. Riesci a farmi vedere la curvatura di questa canna? Anche spostandoti un po' indietro, che mi chiedono di far vedere la curvatura. È un po' difficile, ragazzi, perché in casa Si così, via telecamera. vede, fammi vedere dove si vede. Qua si vede o no? Prova. Ragazzi, facciamo quello che possiamo per le pieghe delle canne, perché. Lo vedete? Si vede un po' poco perché è quasi uguale da lontano il colore del divano e della canna. Come me la faccio io? Al contrario, Così è meglio, sì. Ok, perfetto. Come vedete è una bella canna tonda, come deve essere. E torniamo al discorso di prima, che serve per l'ancoretta perché è così morbida. Una canna così morbida. Guardate che sì, è un'azione totale, è una canna in fibra di vetro, comunque con poca schiena. Ah, ok, ci diceva Roberto, perché infatti lui pesca Coghinas, a quanto ho capito dalle sue risposte, per cui ti chiedeva proprio del Coghinas. Ah, Ecco perché ti ha fatto la domanda del filo. io lì uso fluorocarbon, ripeto, 12-14 libbre per gli scorbill, e 12 libbre, 14 libbre lo evito per i deep crank, perché sennò non arrivo bene in profondità. E soprattutto periodo estivo, che si pesca in Coghina, sai benissimo che i pesci stanno sul range dei 5-6 metri. Già col 14 libbre comincia a far fatica a raggiungere quelle profondità lì, quei crank lì. Però sicuramente per uno che pesca molto in Coghinas, non aver paura a utilizzare fili un po' generosi, insomma, ecco, perché ripeto, lì cioè, Non temono lì. avete delle pietre, trita tutto, che poi non vuol dire, perché io ho tagliato del 16 libbre in ferrata così con dei pesci da 2 etti. Perché quando proprio becchi il lato che taglia del sasso, taglia questo Tutti quelli sasso. che sono passati in Coghinas sanno di cosa stai parlando, purtroppo. Ascolta, te la faccio io una domanda. Abbiamo parlato nell'altra diretta di questo nuovo modello di Glass, la Rip and Chatter della Tournament. C'è anche in Mojo. Me la presenti un attimo? Prima di quella volevo Ah, farvi ok, vai. presente che arriva la 72 mm, quindi una 7 piedi 2, sempre mm, quindi con la potenza di quella di prima, però di primo acchito, solo a prenderla in mano, non è la stessa canna. La differenza qual è? La 610 Target Crank è proprio una canna dedicata, molto dedicata allo scourbill, alla pesca in corto. La 72 mm è una canna dedicata alla pesca in lungo con crank medium, ok? Quindi tutti quei crank che vanno dai 2 metri ai 3 metri e mezzo, massimo 4 metri. Quindi è una canna da lancio da sopra, ok? Quindi è subito Sempre con questo. crank medium, Esatto. Ecco, shallow e medium. se uno vuole una canna media,
mistica potrebbe, però ripeto, io piuttosto preferisco, la vediamo dopo, se uno pesca col crank un po' più dritto, andare sulla La canna 74. rotta. Esatto. Comunque la canna di cui parlavi te, la Ripensate, che in questo momento è molto richiesta perché è una canna sempre in glass, potenza EV, quindi una canna potente, però con l'azione moderate, quindi comunque con un'azione da crank. Ovviamente se vedete rispetto a quella di prima È più schiena. è ben più solida, ok? Però comunque è una canna. Sì, si vede. Per cosa nasce questa canna? Come dice il nome stesso, Ripensate, nasce molto per la pesca con le chatterbait. Pesca con le chatterbait che, anche lì, discorso che facevo prima, vibrazione altissima, avere una canna con una vetta che smorza questa, tra virgolette, vibrazione, fa sì a concentrarci di più quando andiamo a colpire l'ostacolo, o anche quando abbiamo dietro alla chatter il bass. E sembra strano, ma chi pesca molto con le hardbait acquisisce una confidenza tale da accorgersi quando il pesce si mette dietro l'esca, perché crea una resistenza diversa. In canna si sente una sensazione leggermente diversa, leggermente, non dico di vuoto, ma si sente quando uno pesca molto a crank, prende confidenza anche quel giorno lì con quel crank, con quel recupero, con quella proprio percezione di sentire prima il fondo, proprio si percepisce quando c'è il pesce dietro che poi mangia. Difatti, quando uno riesce ad avere quel feeling lì nelle giornate di pesca, fa dei numeri che sono incredibili. Impressionante. Che non è un feeling che una volta che uno acquisisce poi ha sempre, perché va proprio da giornate a giornate, da situazione a situazioni, e anche ovviamente ci deve essere il pesce dall'altra parte che collabora. Che risponde. Quello è sicuramente È la base fondamentale. esatto, perché se non c'è non mangia, Così, così vuole la regola. esatto. Quindi l'MGC 72 HM, che lancia fino a un'oncia e 3 ottavi, quindi quasi un'oncia e mezza, si può benissimo consigliare anche per delle swimbait non troppo grosse sicuramente, quindi una canna heavy duty, chiamiamola. Per tutte quelle che sono hardbait, anche cranconi voluminosi, chatterbait, swimbait, appunto, non troppo grosse, insomma, ecco, perché comunque lancia un'oncia e mezza, ma si può tranquillamente lanciare 2 once senza avere alcun timore. Sì, vedo che anche la capacità del filo, cioè ha un range di fili molto alti, dovrebbe essere un 12-25 libbre, no? Questa è una canna 12-25 libbre, Sì, magari esatto. 25 mi sembra un po' eccessivo, però ne indica il fatto di un utilizzo abbastanza strong. Esatto, loro ti mettono 25 libbre perché appunto è una canna che pescano anche e soprattutto quando vanno a pescare i Floridanus dentro gli alberi, che usano dei cranconi Scoorbill, lì per tirare fuori un pesce a 4-5 kg usano Devi anche avere il più. filo giusto. Non è che hanno tante, Sì, non è che hanno beh. però ecco, in Italia, per i pesci che abbiamo in Italia, per le acque che abbiamo in Italia, se uno è un amante delle chatterbait, è sicuramente una canna che dà i suoi vantaggi per questa pesca. Ma ripeto, se la può giostrare tranquillamente anche con dei deep crank cattivi, potenti, con dei lipless grossi, quindi con tutte quelle hardbait un po' muscolose, insomma, un po' Posso grosse. chiederti una roba, Gianni? Ascolta, o fai un passo indietro o ti siedi perché ti taglio proprio la testa, se no, Ma che ok? bello, voglio che non mi vedate la faccia. Esatto. No, no, se riesci o a sederti o a fare un passo indietro, almeno quando parli ti si vede in faccia, solo per quello, se no sei proprio tagliato al collo. Ok. L'ultima della serie è la Sì? 74 MHM, quindi medium heavy stavolta, quindi una potenza che va dai 3 ottavi a un'oncia, e ovviamente moderate anche questa, quindi questa è una canna puramente da crankbait, da Deep. palettone, infatti si chiama Big Crank.
Ovviamente rispetto a quella di prima, vedete che Ha molta schiena. molto più rotonda rispetto alla 72, anche qua flette di più. Ovviamente questa è una medium heavy. Questa è appunto la canna da Coghinas che parlava prima ragazzo per pescare con i crankbait che vanno giù sui 4-5 metri. Quindi una 7-4, lanci lunghissimi, si fa praticamente lancia da sola la canna, solo caricandola. Poi dei lanci che sono esagerati e Beh, ti ha fanno già una fare leva di per sé che appena carichi spari a 200 km. esatto, e ti dà un feeling con i deep crank. Io la uso moltissimo con il G87, il 15A di Sì. duo, e che ha una paletta importante, e pesco tranquillamente su fondali di 5-5 metri e mezzo, appunto utilizzando il filo un po' più sottile. E mi è Lì cosa usi come capitato filo? cosa? Sempre il 12 libbre. 10-12 libbre, esatto. Io adesso sto utilizzando il Toré, che è un po' tra virgolette sottodimensionato, quindi un 10 libbre è già un 20, è quasi un 29, ecco, quindi è quasi verso il 12, quindi preferisco stare sul 10 perché comunque è un 10 reale, non è un 10 tirato, è un 10 pieno abbondante. Ok. E mi permette di fare lanci lunghi, però ovviamente adesso io quelle che ho in barca, che dovevo iniziare la stagione a Bolsena, ce l'ho col nylon, perché a Bolsena Ovviamente. avrei utilizzato il nylon, il Non ci sono cloro sassoni che ti tritano. ci sono, ma è un sasso diverso da quello del Coghinas, È un sasso per cui gentile, quello di Bolsena. Quello esatto. del Coghinas, Roberto, è proprio una grattugia. Esatto. Penso non ci sia un altro sistema. Ascolta, Quindi quattro. ciao Annibale che si è collegato Beh, dopo parleremo di canne da jig perché mi ha chiesto informazioni oggi e gli avevo spiegato che c'era questa diretta e voleva dei consigli su una canna da jig, però noi andiamo avanti intanto. Ok, quindi abbiamo chiuso le quattro canne da casting della Modro Glass. Glass. Esiste anche una canna da spinning. Che però è veramente per maniaci sessuali, secondo me. Però no, fatemi scherzi. Se uno pesca anche, per esempio, l'aspio, e magari non è portato, tra virgolette, a pescare il casting, o non ha voglia di pescare a casting, non ha voglia neanche di imparare, però utilizza esche tipo shallow crank, cose di questo tipo, si può tranquillamente utilizzare una canna da spinning in glass. Fanno la 72 mm, un quarto, tre quarti, quindi la canna, diciamo, tra virgolette, quella di mezzo. Roberto, volevo rispondere, se ti riferisci alla 74 mhm, sì, è anche quella in glass, è la canna più potente delle canne in glass, nominata Big Crankster. Big Cranker, pardon. Non la più potente è la 72 camme, la ripensate, però. Se devi pescare con i deep crank è la Sì, no, 74 mm. parlava di Deep Crank. Sì, la canna da prendere è quella lì. Adesso veniamo alla serie Intanto entry. rispondo un attimo a Mirko. Mirko, questa canna si può usare ugualmente con crank abbastanza importanti, ovvero non cranchetti. Rispondimi con che tipo di canna, a che canna ti riferisci, scusami, perché non ho capito, così poi ti rispondiamo. E andiamo avanti e parliamo di Bass X che le vedo lì sul. Ma che bello che sono, che Ah, capelli. altro che, ma che effetti speciali, altro che Star Wars. Allora, Bass X, come avevo fatto il preambolo prima, è stata creata ormai da 4-5 anni. Quando è nata la Bass X? Mi direi di sì, ormai sarà Sì, il suo 4 anni. Questo è il quarto quinto. anno. Sì, non mi ricordo bene neanche se è il terzo, se... Vabbè, comunque circa 4 anni, dai. Esatto, 3 anni e mezzo secondo me, sì, 3 anni e mezzo. E attualmente è la serie di Saint Croix che numericamente è più venduta in Italia. Quindi ci tengo a dirlo,
sicuramente una delle serie anche più vendute in America. Ovviamente a farla da padrone è il rapporto qualità-prezzo, perché qui stiamo parlando di canne che vanno a 140, fino a 139 ai 159-149 euro Esatto. in base ai modelli. Anche su questa serie troviamo 10 canne da casting e 4 canne da spinning. Questi grezzi erano i vecchi grezzi Mojo, Come che dicevamo prima. quando Mojo è diventata Graphite 3, i vecchi grezzi Mojo sono stati praticamente utilizzati, sì, non quelle delle canne vecchie, la vecchia tecnologia Mojo è stata utilizzata per fare le Bass X. È un mio papà che prova a entrare. E le modifiche rispetto alle vecchie Mojo, quali sono state? Quelle di sverniciare, cioè di lasciare grezzo, il grezzo grezzo, Patinato. esatto, quindi raw carbon, e la finitura solamente estetica di lucidatura qui e sul calcio dietro. Manico splittato, una canna che in mano è molto bilanciata, leggera, rapporto qualità-prezzo incredibile. Io mi sento di consigliare soprattutto a chi inizia, ma anche a chi cerca magari un attrezzo in più per magari una pesca, che ne so, secondaria, che fa un po' meno, ma però comunque vuole il suo attrezzo dedicato. Io consiglio tranquillamente di prendere una Bass X, perché comunque fa il suo sporco lavoro senza nessun problema. Assolutamente d'accordo. Quindi quando uno dice: no, ma io preferisco avere una canna a fare tutto, no, io consiglio sempre: piuttosto di prendere una canna da 300 euro, prenditene due da 150, soprattutto quando sei nella fase iniziale, dove non ne hai. Dopo, ovvio, uno Certo, ha sì. canne, è coperto, ma se uno mi dice: no, voglio una canna per fare tutto, io sconsiglio sempre questa cosa, perché purtroppo non si Sì. può. Ma poi a volte capita spesso di affezionarsi a una linea di canne e magari farsi, diciamo, tutta la rastrelliera. Magari adesso dico un nome a caso, uno gli piacciono le tournament e si fa le tournament. Però magari sono anche quelle pesche, come diceva Gianni, che si fanno meno, che magari le fai giusto quando vai in quel lago o giusto quando vai a fare quel tipo di gara lì, per cui le usi magari 2 o 3 volte all'anno. E magari allora scendi un po' di gamma e hai comunque l'attrezzo specifico, ma senza andare a spendere co come per quelle canne che poi utilizzerai tanto durante l'anno. Esatto, questo è, quindi è il discorso che facevamo prima. Dopo andiamo a vedere, che ho portato a casa due o tre canne un po' particolari da farvi vedere oggi, appunto per parlare di Bass Ok. X. Però ripeto, è la serie che attualmente vendiamo di più a livello numerico. Sta avendo molto successo, sia tra i giovani che tra i pescatori affermati che le usano con piacere. Abbiamo sempre dei feedback molto positivi su questi modelli di canna. Graphite 2, quindi una grafite che potete picchiare, fare, che non Dandola sulla schiena. teme gli elementi, e ovviamente non può avere la sensibilità di una Legend Elite, di una Legend Tournament, però ripeto, per un ragazzo che inizia, o per chi vuole farsi la canna in più per quella pesca particolare, sicuramente è una scelta vincente. Sì. Ripeto, viene utilizzata. C'è anche qualcuno che addirittura le prende perché magari ha la serie di canne belle, poi c'è quella volta che va in belly nei posti intricati che le picchia dentro e si fa 2 o 3 canne di fascia economica che dice anche se le picchio, se le rovino, non mi pesa così tanto. Sì, ma ripeto, ci sono ragazzi che le usano, fanno competizioni, quindi quello. Assolutamente. Ricordo sempre che gli attrezzi sono fatti tutti per andare a pescare. Ovviamente mi sento di dire: se uno ha la possibilità, è giusto che spenda di più. Se uno però è giusto che spenda di più anche quando riesce ad apprezzare quello che ha in mano. Quindi, soprattutto Assolutamente. inizialmente, io non dico di comprare della porcheria, perché comprare Quella canne non senza conviene mai comprarla. servizio di garanzia, comprare canne che tra virgolette non si sa cosa siano, dopo magari quel giorno che uno smette anche di pescare, non gli piace più, le deve quasi buttare via, mentre se Sì. compri comunque un oggetto
un oggetto che ha un nome, che ha un marchio, che ha una storia, sicuramente anche domani, quando vuoi cambiare, trovi sempre a chi dargliela. Comunque, Bass X, 10 canne da casting, 4 canne da spinning. Io oggi qui a casa ho portato qua, anche qua 4 canne, se no non finiamo più, siamo già in diretta da un'ora. E qui in mano ho la BXC, quindi una casting 68, quindi 6 piedi 8, MXF, quindi medium power extra fast, quindi una canna, non so se si vede, di punta, assolutamente molto veloce, canna leggerissima. Poi vedo che il calcio che arriva a metà dell'avambraccio, quindi è molto maneggevole. Calcio, anche questa comoda, una canna che nasce soprattutto per la pesca topwater walking the dog, che può essere tranquillamente utilizzata anche per pescare comunque con della gomma, con degli stick bait. Quindi se uno vuole la canina leggera da casting, perché magari comunque pesca, ripeto, vicino a dei canneti, vicino a degli ostacoli, e non vuol pescare a spinning ma vuol pescare a casting perché ha bisogno di utilizzare un filo un po' più robusto, questa è una canna che sicuramente va bene. Quindi montata, questa qui è abbastanza all-round comunque come canna. Esatto, montata fluorocarbon, per appunto fare quelle peschine lì, montata nylon per fare dei topwater. Ok. Quindi una canina molto interessante, che la consiglio, anche se è extra fast, perché molti dicono extra fast, slama, top water. Allora, nasce extra fast per il walking the dog, perché sicuramente ci dà una mano a muoverlo meglio. Comunque una graffite 2, quindi comunque una canna che lavora, okay, ragazzi? Quindi non è un palettino solo con la sua cimetta che si muove così. Esatto, la sua azione. Che lavora, quindi ha sì il vettino, ma poi comunque ha tutta una curvatura che, come vedete, è una canna che gli consente di non slamare. Esatto, quindi sicuramente una cannina, se uno decide di farsi la serie di Bass X, una canna da tenere in considerazione. Esatto. Poi ho portato con me, ecco, che il ragazzo di prima ti chiedeva la canna da jig, la 71. Eccolo qua. Una classica jig and worm, spinner bite grossi, però ecco, diciamo nasce da Texas e da jig, quindi 7-1. Sì, questa è una misura abbastanza classica, una 7 piedi e 1 da un'oncia. Esatto. Canna, come vedete, più potente, questa non flette qua dietro, rispetto a quella di prima. Non deve flettere. Esatto. Questa è canna, anche lei, leggera. Quindi questa consiglieresti jig e Texas. Questa è la canna che uno per forza deve avere, cioè questo non è che puoi pensare se prenderla o meno. Cioè, da 7 piedi da un'oncia per uno che pesca il bass è la fondamenta. E che peschi sul lago di Bolsena perché ti serve per pescare in distanza con il jig, con il gambero, e che peschi a Massaciuccoli, e che peschi in Coghinas dentro gli alberi, e che peschi dove peschi, una canna da sì, ci sono delle canne che non possono mancare nella rastrelliera di ogni bassista. Esatto, quindi ho voluto prendere una canna particolare, una canna indispensabile di bassista. Esatto. E due canne un po' più particolari. Una che ce l'hai lì anche te, te la farei spiegare a te. Sì, questa qui la spiego io. Questa, allora, potete prenderla. Se volete ammazzare qualcuno, va benissimo. Potete piantarla direttamente nel cuore. Nel cuore. Allora, questa canna qua, in verità, posso partire io? Vai. Questa canna qua è una 7-10 4 once. È una canna abbastanza lunga che nasce, in verità, per la pesca con le swim bait americane. Attenzione, perché le swim bait americane loro intendono swim bait soft, quindi è una canna molto fast, molto veloce come canna, e quindi ha un'azione appositamente studiata per quel tipo di swim bait. Ho scelto di comprarla in versione Bass X proprio perché il modulo SC2, essendo un po' più
morbido, proprio perché è un modulo più basso rispetto alla tournament. Io prima avevo la tournament, ma era veramente un paletto. Mi consente anche di fare qua in Italia le nostre hardbait classiche a cui siamo abituati, che sono le classiche hardbait rigide, ok? Quindi alla sua azione riesce a gestire benissimo le nostre swim bait hard. E in più si è rivelata un'ottima compagna di pesca, soprattutto per fare una pesca che adesso sta prendendo anche sta andando un po' di moda, con dei grossi Alabama Rig, perché ha questa azione di punta che comunque accompagna un po' le nostre esche, per cui ha una schiena molto importante, e poi ha questa azione di punta che ci permette di gestire veramente esche sia rigide, Alabama Rig grossi, senza slamare. Mi piace molto perché in verità è una 7 piedi 10 da 4 once, ma è molto maneggevole e molto leggera, quindi anche pescando tante ore con le swim bait non è nessun tipo di problema. In più, ovviamente, si può usare tranquillamente anche con le swim bait in gomma, quindi se andiamo a montare un Fed Swim Impact da 5-8 lo possiamo gestire tranquillamente. E è talmente polivalente che sta avendo molto successo anche tra chi pesca a luccio. La uso come canna da luccio più light rispetto alle classiche musky rod, che sono abbastanza impegnative. Però l'utilizzo che ne faccio io principale è con le nostre classiche swim bait. Questo è Mi per viene da fare un dire, po' come la uso io. esatto, mi viene da dire che per quei pescatori appunto piace un po' fare quel tipo di pesca, quindi la swim bait, l'heavy cover, sicuramente può venire comoda come canna da punching utilizzando Assolutamente. o un fluorocarbon grosso o una treccia, perché comunque è una canna potentissima, però Assolutamente. non va bene se parliamo di prima, cioè deve essere quella canna proprio che prendo dentro l'ostacolo, lo ferro e lo metto Esatto. in barca subito, cioè, oppure rimane dentro lì, dentro il canneggio, e vado di mano a prenderlo. Lo Cioè, proprio. prendo. Sì, io non ho citato il punching semplicemente perché mi è passato di mente, perché io ho un'altra canna appositamente per quello. Però assolutamente va benissimo per essere usata anche per fare un po' di punching, per fare un po' di heavy cover pesante. Sì, diciamo Io. è un attrezzo da heavy duty che, ripeto, Esatto. che magari non vuole una canna da 400 euro perché sono tipologie di pesca che magari fa poche volte, però comunque vuole avere un attrezzo dedicato, è sicuramente una canna da tenere in considerazione. Qui, se vedete, il manico è ben più lungo. Perché? Perché se vogliamo lanciare soprattutto le swim bait o comunque Ci cose più vogliono le due grandi, mani. Io abbiamo bisogno delle due mani di caricare il lancio. un'altra Quindi cosa che posso consigliare, se vi capita di vederla in un negozio, provate a prenderla in mano, perché vedrete quanto è leggera per essere una canna da 4 once, lunga 7 piedi 10. È veramente leggerissima. Infatti mi ha stupito proprio il primo impatto quando l'ho presa in mano, perché è veramente un attrezzo leggerissimo per la potenza che poi esprime. qui invece, che poi chiudiamo la diretta di oggi, andiamo su un'ultima canna. Questa è la 711, quindi una canna ancora più lunga, quasi 8 piedi. Heavy, quindi potente, una canna da 2 once, però moderate fast. Quindi questa è una canna puro flipping, il discorso che facevamo all'inizio. Quindi una canna in grado di estrapolare i bass dallo sporco. Qua vedete, il Sì. manico non è lunghissimo perché comunque non ci deve impedire il lancio da sotto, o comunque deve essere comunque una canna comoda. Quindi rispetto alla 710 non è solo un pollice più lungo, ma diventa quasi 3 pollici più lunga di punta perché ha 2 pollici in meno di manico. Di manico. Quindi diventa proprio una canna per pescare soprattutto a canneto o tra le ninfee, proprio per mettere dentro l'esca. Qui ci Anche serve più questa. lunghezza rispetto al manico, che invece nell'altra ci serve per il lancio. Esatto, quindi se uno vuole una canna heavy duty, secondo me, e fa più swing bait rispetto al flipping, consiglio quella di prima. Se invece uno vuole una canna heavy duty per fare più flipping, ma volendo
vuole pescare a swim bait, anche questa canna si adatta benissimo, perché comunque abbiamo una canna easy, quindi una canna che lancia 2 once, ma che ne porta tranquillamente anche 3, senza tanti problemi. E allo stesso tempo abbiamo un'azione moderate fast, quindi quando andiamo a prendere un pesce con una swim bait, con un'ancorina, abbiamo una canna che comunque, pur essendo molto accompagna, potente, lavora e accompagna, non ci fa slamare. Esatto, perché molti, soprattutto sulla tournament, mi dicevano: è troppo rapida per essere una canna da swim bait. Devi spiegargli il fatto che loro pescano con le swim bait morbide, non con le swim bait rigide. È una graffite 4, quindi tournament è una graffite 4, quindi molto reattiva. In più, andate a prendere una canna da 4 once, cioè quella lì è una canna da swim bait con amo singolo, le classiche Addlestone che usano per piantaglielo nel palato. Esatto, e su pesci da 4 kg ovviamente hanno bisogno di scimitarre tibetane di quel genere lì. Ascolta, mi fanno un paio di domande veloci prima di chiudere. Allora, questa è la canna a cui si riferisce la domanda. La Glass 74 trottavi un'oncia. Questa canna si può usare ugualmente con crank abbastanza importante, non solo con cranchettini? No, 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 è una canna da crank importanti. Ok. La 74. Quindi... 74, ci siamo. Crank che fanno almeno 3 metri fino ai 6 metri, ma almeno 3 metri sotto si può utilizzare, per carità, però vanno meglio altri attrezzi. Esatto, cioè lei lancia dei 3 ottavi in su, di solito un crank che fa 2 metri, 1,80 m, ci arriva giusto 3 ottavi, quindi è meglio prendere una canna più leggera, la 6,10 da 3 quarti, la 7,2 da 3 quarti. La okay. Un'oncia è per i crank dai 3 metri a scendere. Canna da jig, Mojo e Bass X, quale consigli? Allora, la differenza tra le due canne è di circa 50 euro, 60 euro di fascia. Hanno entrambe 5 anni di garanzia, una una graffite 2, Bass X, Mojo una graffite 3. Ovviamente c'è la possibilità di spendere 50 euro in più, un modulo di graffite in più, soprattutto su una canna da jig, li sento di consigliare di spenderli, insomma. Ecco, una Mojo. Esatto. Se mi chiedi una canna da jerkbait, una canna da top water, una canna da spinnerbait, ti dico, tienili in tasca quei 50 euro, o la canna che abbiamo fatto vedere prima, la swimbettona, ti dico, tienili in tasca quei 50 euro e non ci investi su un'altra canna. Esatto. Però sicuramente non perché la Bass X da un'oncia sia una canna che non va bene, perché, ripeto, forse è tra le più vendute quella lì, proprio la canna che vendo di più e che vedo che continuiamo a venderla, nonostante sia 4 anni appunto che sono in produzione. Quindi ripeto, chi ha preso le Bass X e ovviamente sa di aver speso quei 140 euro e sono tutti molto contenti, perché ripeto, la generosità dei grezzi americani, dei grezzi di St. Croix è, non voglio dire paragonabile perché sarei troppo di parte, però è sicuramente è importante il valore aggiunto che hanno, che ha questa casa americana che fa canne da 70 anni, se no, quindi diciamo che la 71 MHF nelle due versioni, ti sentiresti più di consigliare la Mojo, però se uno vuole stare sulla Bass X non perde niente, nel senso è una canna da pesca con tutti i crismi. C'è quel punto in più di sensibilità, però ripeto, stiamo parlando comunque di differenze da una graffite 2 a una graffite 3, quindi non è che stiamo paragonando una graffite 2 a una graffite 4, però che costa anche più del doppio. Quindi secondo me, dopo, ovvio, se uno vuole tutte le cannine uguali, anche lì l'estetica... Quello è un altro discorso. Mojo molto bella, alcuni non gli piace il colore nero-viola perché magari è un po' più particolare, la Bass X sicuramente incontra il gusto di più pescatori dal punto di vista estetico, perché è una canna nera, sverniciata. È più neutra. E quindi è di più facile venta, difatti ripeto, è la canna che vendiamo di più proprio perché incontra il gusto di molti, ha il prezzo giusto, è una canna indistruttibile e appunto soprattutto per chi inizia, per chi pesca da riva, chi va in ciambella, è la canna ideale. È la canna ideale.
Bene, bene, io direi ragazzi, vi ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che se volete informazioni sia commerciali ma anche sui prodotti stessi potete contattarci direttamente sui profili personali sia me che Gianni, ma ci sono anche le pagine ufficiali T3 Distribution e Syncroix Italian Page su cui potete mandare tutte le domande e noi risponderemo prontamente. Se c'è qualche domanda che magari mi è scappata, riproponetemela pure in privato che vi risponderò o io o Gianni. Quindi vi ringrazio, grazie a tutti per averci prestato attenzione, spero che vi sia piaciuta la diretta e T3 Quarantena Live riparte da lunedì, domani e domenica ci riposiamo e lunedì saremo di nuovo in diretta, questa volta sulla pagina di T3. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!